Presidente dell'associazione Noi, e speranze, ma questo è a livello sanitario, la speranza di poter vedere i nostri figli impegnati in lavori qui a Taranto è quello che ci fa, è uno degli argomenti che ci fa muovere. Lavori sostenibili in questa terra plurimillenaria che tanta cultura ha regalato al mondo intero. Lì c'è il tavolino dove poi potrete firmare questo sostegno simbolico alla candidatura del professor Biava al premio Nobel, ed è anche un modo per ringraziarlo per voler venire ad investire con la sua ricerca qui a Taranto, dove il problema è particolarmente sentito di queste malattie. Io lascio la parola alla Presidente di Associazione Genitori Tarantini, Cinzia Zanninelli. Sarò breve. Allora, c'è qualcuno che più volte ci sta chiedendo come mai alcune associazioni, questo non vuole essere polemica, però io sono per la trasparenza assoluta, lo siamo stati per anni, lo saremo sempre. Siamo riusciti finalmente a unirci. Ci sono associazioni con le quali noi non avevamo rapporti, diciamo, proprio amicali, eppure ci siamo resi conto che non c'era nulla, probabilmente c'è qualcosa che ci ha diviso, qualcuno che ci ha diviso. Adesso molte persone ci chiedono come mai c'è una certa associazione che non entra o non è stata invitata. Se qualcuno di voi conosce qualche politico che oggi, dopo averci tradito, ha parlato delle malattie in qualche intervista, delle malattie di Taranto, di quello che sta succedendo ai bambini, di quello che sta succedendo agli operai che ci lavorano, me lo nominate per favore, perché io non sto cercando di vedere, sto vedendo se qualcuno di loro, anche quelli comunali, gli assessori che giocano a Monopoli al comune, c'è qualcuno che si sta interessando di questa cosa? Perché lo facciamo entrare subito? Perché ci sono stati, c'è se non sbaglio un turco che ultimamente si è interessato di questa cosa, ma quando era il secondo dopo Conte, noi l'abbiamo incontrato, e quando una mamma che ha perso una bambina, Miriam, vi ha chiesto per favore fermate questa mattanza, fermate questa cosa, voi lo potete fare, lui ha risposto, c'è la registrazione, Conte ha risposto: ma signora, ma lei forse non sa che arriveranno tanti soldi, l'acquario, così era l'acquario? Noi siamo usciti di là che Antonella piangeva, perché questa ottusità dei politici pugliesi è inconcepibile. Allora, che nessuno ce lo chieda più di far entrare associazioni che in qualche modo vanno a braccetto con questa politica, con questi partiti, con questa politica che non va bene. La politica è un'altra cosa. Non ce lo chiedete più, per favore. Il 23 aprile noi saremo, come sempre, piegheremo le nostre forze, e non vogliamo nessuno che si faccia i selfie alla faccia nostra e con le forze economiche nostre. Siano lontano. Chiaramente non possiamo impedire a queste persone di venire, di fare la sceneggiata, ma è una sceneggiata. Quindi io volevo solo dire questo, perché dobbiamo essere trasparenti, così come il sindacato. Come si può tollerare ancora, noi cittadini tarantini possiamo tollerare ancora, che dei sindacati continuano a parlare di produzione fregandosene dei morti che hanno tra i loro iscritti, tra i loro ragazzi, tra gli operai?
lasciamo perdere quelli che i malati, i cittadini, no, noi, ma i sindacati si stanno preoccupando, si preoccupano qualche volta, parlo della CGIL, della CISL, della UIL, si preoccupano, si sono mai preoccupati di tutti i tumori che quei ragazzi, che gli operai stanno beccando in quella maledetta industria? Senti, io non li sento mai parlare di queste cose, mai. Ma sono robot? Cosa sono? Sono uomini questi? Io questo volevo dire. Tesseramenti. Buona. Grazie Cinzia. Questo per dire che abbiamo fatto una scelta di campo, di lasciare fuori assolutamente partiti e movimenti politici, associazioni politico-culturali e sindacati assolutamente schierati per la continuità produttiva. È una scelta come un'altra, è una scelta di coscienza, è una scelta dettata dall'ignavia del comportamento di politici locali dello spessore di un foglio di carta velina e di sindacalisti che offendono la filosofia del sindacato, che dice prima di tutto tutelare la salute, la sicurezza dei lavoratori in un luogo di lavoro salubre, quindi la libertà dei lavoratori, in una parola la dignità del lavoro. Questo i sindacalisti attuali hanno tradito. E vorrei dire una cosa in più. L'articolo 1 della Costituzione recita la Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata, democratica fondata sul lavoro. Questo significa che il lavoro rende liberi. Il lavoro deve essere il modo, il mezzo per l'uomo o la donna di emanciparsi, se stesso e la propria famiglia. Ma non si può prescindere, perché lo dicono altri articoli della Costituzione, dalla salute, dal lavoro in salute, in sicurezza, in un ambiente salubre, in libertà e con dignità. Quando questi cinque diritti vengono calpestati, quel lavoro si trasforma in schiavitù e la Costituzione italiana la schiavitù non la ammette. Quell'azienda lavora contro i dettami della Costituzione italiana. Quell'azienda deve sparire dal nostro territorio, perché il nostro territorio merita altro: lavoro sostenibile e la felicità per i bambini di poter giocare in spazi a verde puliti, con un'aria pulita, come deve essere in tutte le parti del mondo. Grazie, io lascio la parola adesso, siccome ci sono, si dice vabbè, ma che si fa? Si chiude là? Beh, ci sono dei piani. Innanzitutto c'è un piano che a me piace tantissimo e che fa riferimento alle origini del nostro territorio. È un piano economico che si chiama Taranto, la città spartana, ma ci sono anche altri piani presentati dal basso.